Amici sportivi e appassionati di basket, buonasera e benvenuti al Palamedi di Porto Recanati, dove fra poco andrà in scena la terza giornata del girone di Serie B interregionale ad affrontarsi Attila Junior Basket e Teramo a Spicchi. Inizia in questo momento Attila TASP, un arrivo di spessore in casa Attila e ha già dimostrato nella prima partita contro Roseto. Intanto Montanari trova il primo canestro della sua serata, Attila 6, TASP 4. Una categoria importante come questa B interregionale, che in queste prime giornate ci ha già dato prova di quanto sia di alto livello, com'è di alto livello questa conclusione vincente da parte di Miki Caverni, assistente del settore giovanile mini basket dell'Attila. Dunque un giocatore a tutto tondo, potremmo dire. Qui realizza proprio Fabris e dunque trova il primo canestro della sua serata, trova soprattutto il nono punto per i suoi. Ma dall'altra parte Miki Caverni risponde alla grande, scambia con proprio compagno, poi si torna dal Cingolani, Ciribeni prova a disorientare il proprio avversario, poi Ciribeni qui, gran giocata. Sfida il proprio avversario Mancini, di forza qui Mancini va a realizzare un gran canestro, 39 Attila, 28 TASP. Non poteva che arrivare la riconferma anche per questa stagione 24-25. Intanto proprio sulla sirena il canestro, che è sicuramente molto importante per il morale della TASP, permette appunto ai ragazzi di Coach Stirpe di andare a riposo sul 43-32 in favore della squadra di casa. Eccoli qui i giovani atleti del settore giovanile dell'Attila Basket, la prima rappresentanza ad entrare sul parquet è quella della formazione Under 13 e Under 14, squadre che sono allenate da Andres Bartoli con Elia Cardini come vice allenatore. In campo anche i ragazzi dell'Under 17, gli atleti di questa categoria seguiti da Andrea Peverada, e fanno il loro ingresso sul parquet del Palamedi anche i ragazzi dell'Under 19. La squadra di questa fascia d'età sono allenate da Luca Camarri e da Maria Chiara Ortolani. Qui vediamo la foto di rito per tutti i ragazzi del settore giovanile, dunque immagino anche voi da casa starete apprezzando queste belle immagini di questi giovani che si approcciano con grandissimo entusiasmo a questo fantastico sport che è la pallacanestro. Attila che può tornare a manovrare in avanti con Ciribeni. Ciribeni qui duetta con Pepo Gamazzo. Montanari, Mancini, provato bene dal suo compagno, poi ancora Montanari servito da Gamazzo, torna dal proprio capitano Montanari. Gamazzo ancora duello con Guaye, questa volta lo vince alla grande, direi, Pepo Gamazzo, e con mestiere, con esperienza qui è andato a realizzare il 49esimo punto per i suoi. Prova a rispondere al proprio avversario Guaye e qui si apre un duello a distanza fra Gamazzo e Guaye. TASP che si porta a meno 8 dall'Attila, adesso deve fare i conti con la freschezza da parte dei propri avversari, una squadra molto giovane, molto energica direi, ma poi sono giocatori come Luca Montanari che sono capaci di trovare giocate come quella che avete appena visto. Quindi 52 Attila, 41 TASP. Allora Montanari, Ciribeni, Gamazzo, Pepo Gamazzo qui gioca d'anticipo su Guaye e qui proietta l'Attila sul 54-41. Gran momento per i ragazzi di Coach Scalabroni. E allora time out. Ciribeni pensa al tiro da tre, poi preferisce tornare da Montanari. Siamo sul pitturato dove c'è Ciccone Massi. Qui Pepo Gamazzo osserva anche lui la situazione, poi trova un grande assist per Francesco Rapini, che a sua volta è bravo a realizzare il 64esimo canestro per l'Attila, e si trova ad affrontare per la prima volta questo campionato in Serie B interregionale. Intanto Francesco Rapini intanto può iniziare a festeggiare l'Attila,
perché arriva la seconda vittoria in campionato, la seconda vittoria casalinga in pochi giorni per la formazione allenata da coach Nicola Scalabroni. Esce sicuramente a testa alta la TASP, finisce qui con il punteggio di 80-60, una partita divertente che ci ha offerto ottimi spunti, che ha permesso all'Attila di proseguire il suo cammino in questo girone di Serie B interregionale. Dunque, applausi ad entrambe le formazioni. Adesso vanno a salutarsi sul parquet. Noi vi ringraziamo per averci seguito sul canale YouTube di IG Sport 47. Il ringraziamento da parte di Alessandro Vallese per aver appunto seguito questa diretta, con le immagini di festa da parte dei giocatori dell'Attila che si abbracciano in mezzo al campo. Noi vi salutiamo rinnovando l'appuntamento ai prossimi eventi sportivi, e come dice Francesco Vallesi, ormai è un rituale per chiudere le nostre telecronache, evviva il basket sempre, ciao! Leonardo Ciribeni, una vittoria che vi permette di dare continuità alla ottima vittoria di qualche giorno fa. Sì, siamo stati molto bravi a rimanere sempre concentrati, nonostante con Roseto secondo me avessimo perso molte energie non fisiche ma mentali. Il turno infrasettimanale è sempre un turno ostico, giocavamo con una squadra comunque sia giovane che se la partita non andava affrontata con la giusta mentalità, con la giusta concentrazione, ci potevano mettere in seria difficoltà. Siamo stati bravi a limitare i loro punti di forza, a non comunque sia non fargli prendere l'entusiasmo, e sono contento. Ecco, a livello personale un'ottima prestazione con Roseto, ti sei ripetuto anche stasera, direi un buon impatto. Ma guarda, sinceramente anche con Roseto siamo stati bravi tutti, anche con Matelica nonostante la sconfitta, dobbiamo continuare su questa onda, cavalcarla e migliorare giorno dopo giorno. Luca Montanari, dicevamo con il tuo compagno, una vittoria insomma che oggi non è stata mai troppo in discussione. Sì, è stata una vittoria che comunque ci sta dando molta fiducia e stiamo lavorando bene in palestra, che è l'unica cosa che conta, perché arrivando comunque a queste partite che non sono mai banali, anzi bisogna sempre stare sul pezzo, ci dà forza e ci dà fiducia, quindi siamo stati molto bravi ad essere concentrati fino all'ultimo e adesso pensiamo a Bramante sabato. Esatto, seconda partita quella di oggi in pochi giorni, ce ne sarà una terza fra altri tre giorni, quindi insomma bisogna godersela, ma fino a un certo punto, perché bisogna subito tornare a lavorare, no? Sì, esatto, siamo comunque una squadra che ci tiene molto a fare bene le cose e lavoriamo molto bene, c'è serenità in campo e nonostante questo appunto ci portiamo dietro l'immagine che abbiamo di Matelica e sappiamo bene dove non dobbiamo sbagliare, e direi che fino adesso abbiamo reagito molto bene. Coach Stirpe della Teramo Aspichi, ecco, la vostra era una squadra molto giovane che diciamo un po' rivoluzionato il proprio roster quest'anno, però insomma esce sicuramente a testa alta qui dal Palamedi contro una squadra ben attrezzata come l'Attila. Sì, prima cosa, come ho detto inizio partita, il coach di Porto Recanati, l'ho visti giocare l'anno scorso, gli ho fatto i complimenti per come giocavano, che vidi la partita a Teramo d'andata, e continuo a fargli i complimenti perché si vede una squadra che indipendentemente da chi c'è in campo gioca bene, ed è comunque sempre bello vedere una squadra che gioca bene a basket, che non è più così scontato oggi. Noi siamo giovani, ma l'essere giovani, io ho detto a loro, parliamone oggi che è il 22 di agosto, non ne dobbiamo parlare più, siamo giovani, lo sappiamo, non deve diventare né un alibi né una scusa. Quindi oggi complimenti a Porto Recanati, però la partita si era messa comunque non male per noi, perché con i Massi tre falli, dopo anche Gamazzo tre falli, siamo arrivati delle volte meno 5 con la palla in mano, abbiamo sbagliato tanti tiri liberi, cioè magari il risultato sicuramente alla fine non è, magari la portata sicuramente a casa Porto Recanati, però per noi anche perdere di 10 piuttosto che perdere di 20, che vuol dire che sei stato più attaccato, hai lottato di più, hai fatto più esperienza, hai giocato più palloni importanti, e oggi secondo me tra le tre partite che abbiamo fatto il rammarico
oggi è maggiore, che secondo me potevamo portarla un po' più avanti la partita. Ecco, però immagino che può trarre anche indicazioni positive da questa serata. Sicuramente, ma le indicazioni si traggono tutti i giorni dagli allenamenti, poi è chiaro che la partita è quello che ti dà realmente il polso a situazione. È chiaro che noi abbiamo ragazzi che in Serie B non hanno mai giocato e quindi ogni secondo in più è un secondo che imparano qualcosa, soprattutto giocando con grandi giocatori come Montanari, come Gamazzo. Loro spero che imparino guardandoli giocare, ma soprattutto a come stanno in campo, soprattutto quando, come stanno in campo nei momenti importanti, che poi su più 20 è facile e su meno 3, su più 3 che è un po' più difficile. Assistente allenatore dell'Attila Marco Cappelletti, una vittoria diciamo anche con i ragazzi che vi permette di dare continuità a quella di Roseto. Sì, sicuramente una bella vittoria questa sera, molto entusiasta sono stato di come ho visto i ragazzi far girare la palla e mettere in difficoltà la difesa quasi al tiro all'ultimo minuto. Sono stati bravi e faccio i miei complimenti ai ragazzi. Ecco, avete chiuso con un 2009, un 2008 e un 2006 in campo. Questo sicuramente è un fattore positivo per il settore giovanile anche. Sicuramente. Sono ragazzi che si impegnano, ci danno una mano molto allenamento, in allenamento fanno un buon allenamento con l'altro un allenatore e quindi si meritano perlomeno quando si sta sopra di un tot di punti, 20, che loro giochino e stiano in campo con i grandi, Pepo, Monta, tutti gli altri, Ciribeni, se lo meritano. Ecco, continua invece ad crescere anche l'intesa fra i giocatori che sono stati confermati e quelli che sono arrivati in quest'estate. Deve trovare quell'amalgama e crearsi il gruppo e piano piano si sta crescendo questo gruppo e si stanno affiatando sempre di più. Spero che non sia lunga la strada per arrivare a questo punto, però credo che ci siamo, dai. Ecco, infatti lo abbiamo chiamato in causa poco fa, Pederada, l'assistente allenatore, che però insomma lancia anche i giovani talenti di quest'Attila in prima squadra, una bella soddisfazione. No, sì, io non ho lanciato nessuno, nel senso che sono qui da un mese, quindi se questi ragazzi, partiamo dalla fine della partita, se questi ragazzi si sono guadagnati oggi quei 2-3 minuti in campo, contro Roseto uguale, forse anche qualche minuto in più nelle nostre intenzioni, poi la palla non usciva mai e quindi il cambio è stato fatto proprio alla fine. Il merito è principalmente loro. Io, come ho detto, io sono qui da troppo poco per poter dire che ho fatto qualcosa. È chiaro che in una situazione, e torniamo seri, in una situazione dove siamo stati in emergenza numerica perché la febbre, l'infortunio, chi non c'era, chi c'aveva da fare, eccetera eccetera, ci siamo ritrovati in allenamento oltretutto con un altro ragazzo del 2009 anche fermo, ad avere bisogno proprio numericamente di loro. E sono venuti, ci hanno dato una mano sia numerica che anche per quello che possono fare qualitativamente in campo e ci hanno permesso di fare degli allenamenti in 10 che altrimenti non avremmo fatto. In una giornata un ragazzo ha fatto allenamento con l'Under 17, con la Serie B, con l'Under 19, è venuto qui in palestra alle 4, è andato via alle 10 di sera, quindi è merito loro. Assolutamente. Veniamo invece alla partita, insomma, altra serata in cui sono state alte le percentuali a canestro, come l'analizzi? Sapevamo quelle che erano le caratteristiche di Teramo, quindi sapevamo di andare a incontrare una squadra under 21 o poco più. E dovevamo far valere sicuramente quella che era la nostra maggiore esperienza. In alcuni momenti lo abbiamo fatto, come nel primo quarto, dove dopo un avvio un po' così siamo riusciti a sbloccarci e a metterci con serietà sulla partita. E non siamo stati costanti, perché questo è innegabile, il secondo quarto, il terzo è stato molto up and down. Questa cosa deve sicuramente migliorare, perché oggi con Teramo riusciamo a portarla a casa, sabato col Bramante sono difficoltà diverse.
Poi dopo sì, siamo stati bravi a far circolare la palla, ce lo siamo detti di avere la pazienza comunque anche di fare un passaggio, due passaggi in più per cercare un tiro ancora migliore, lo abbiamo fatto, bravi, meno bravi quando pensavamo che fosse tutto finito con troppo anticipo.